Certo, ragazzi, che deve uscire alle 2 e programmare una live alle 2:45. Per forza, è per forza, certo. Va bene, ragazzi, e niente. Fra sofferenze e un po' di, vabbè, era ovvio, iniziamo questa diretta. Ma si può riuscire a programmare una cosa? Si può. Adesso io vi dico la verità, guardiamo il trailer fra pochissimo, però, cazzo, io stavo mangiando. Io stavo mangiando. Il setup l'ho preparato nel caso in cui, nell'evenienza sfortunata, uscisse prima. Ecco, va bene, ragazzi. Buon pomeriggio a tutti. So che è uscito, non l'ho ancora visto, ragazzi. Ho visto l'immagine d'opertina e ho tirato un'impercazione perché, onestamente, quando vi dico che sto mangiando, non è che scherzo, stavo mangiando. Ho mangiato uno. Uno ne ho mangiato, sono riuscito a fare niente. Allora. Datemi 3 secondi perché nello showcase non ho neanche pronta la pagina web, cioè tutto da preparare ancora, ma ci metto un attimo, tanto è letteralmente una cosa è la pagina Chrome da preparare, quindi ok, facciamo il full screen, sperando Dio che non laghi come poche cose al mondo. Già non si vede e che bello, scusate, mi lamento un attimo con il mio caro. Acquisizione finestra. Gentilmente puoi vederlo? Aspetta, facciamo. Andiamo 3, 2, 1. Tanto già vedo spoiler. Non c'è! Che bello! Bellissimo giocare con le finestre che vedo che non funziona per niente. Si vede adesso? Vediamo? No, per nulla. Ok, datemi un secondo perché questa cattura finestra non funziona. La eliminiamo, ne facciamo una da zero e proviamo a sistemarla come si deve. Faccio un bel. Ecco, vedete, questo non doveva succedere, ma ogni volta che c'è un grande aggiornamento io devo trovarmi in difficoltà perché ovviamente stavo facendo altro e non sono pronto. Ora, ok, questa mi sembra una finestra che funzioni molto bene. Questa mi sembra Gran Turismo, questo mi sembra Chrome. Ottimo, basta. Ragazzi, mi guardo il trailer con voi, reacto con la mia telecamera e poi dico la mia. Non c'è ancora, ma tranquilli, è semplicemente perché non sono andato qua. Ok, spero di non avere il 1080p così non lagga tutta la diretta e andiamo. Quindi metto un attimo in pausa. Già vedo la immagine di copertina. Bello. Quanto ho di impostazioni perché questo varierà molto. Calmo. Calmo, calmo, ti prego. Devi prima stare stabile video per partire. 480, perché lagga? Va bene. Vabbè, accettiamo il 480 col tempo meccanico del mio PC. Ok, va bene. Urus, che abbiamo già. Non è la parte interessante, lo sai anche tu, trailer. Il coupé che mi piace, lo sapete già. E poi. Madonna santa. E lei è proprio quella del 99, non ti neanche più dubbi. Vabbè, qualità è un po' indegna nella mia diretta, ma va bene. Madonna santa. Trailer più atteso di sempre, finito così. Ok, c'è qualcos'altro? Ormai veramente, tutta una corsa infinita questa diretta. Mamma mia, mamma mia.
Tanto vedo che non ci sono ancora, fatemi vedere. Un botto di frame persi, perfetto. Patch, assolutamente sì. A posto, vabbè, nulla di che sapevamo già praticamente. Adesso vado a vedere le patch note, se ci sono. Se penso proprio di sì. Quindi notizie. 43, no. Ancora niente, ragazzi. C'è quella la manutenzione, devono ancora fare le patch. Faccio anche F50, sì, F5, ma non le vedo. Torno anche al video. Immagino che sotto ci sia. Mi ha aperto una pagina nuova? Mi ha aperto la pagina nuova. Che gentile. No, qui dice il sito ufficiale. Adesso ne ho aperta anche un'altra di pagina, quindi si aspetta. Oggi devo avere un ospite, ma non so più neanche se lo vado a prendere ormai. Cioè, cosa facciamo? Comunque, tanto che aspettiamo, tanto siete voi chat che me lo dite al massimo se arriva. Strano che mettono il link sotto NUP40 se non c'è niente. E che vuoi che ti dica? È così. Tanto c'è anche un attimo, lasciatemi sistemare, perché tanto non ho avuto il tempo e non posso neanche sistemarlo. Allora, facciamo una cosa. Datemi un secondo, che mi dà fastidio. Mi dà fastidio una cosa. Datemi un millisecondo. Ok, posso eliminarlo. Bene. Tanto non siamo su Twitch, non serve la cosa. Ok, prova questo link, però non puoi mandarmelo, quindi è un problema. Allora vado a cercare io, che probabilmente c'è, non l'ho visto, perché qua ci sono 30 posti diversi per andare a prendere le notizie. Sorto, aggiornamenti, niente. E no, ragazzi, non c'è, semplicemente deve ancora arrivare. Basta aspettare, arriverà qui. Forse basta andare su notizie. Per sbaglio. Oh, per sbaglio le hanno messe. Ok. Vedete? Che se si gira si possono vedere. Madonna, intanto posso vederla finalmente in una bella versione. Allora, ottimo. Sono giunte tre nuove auto. Tu hai la Toyota per gare di resistenza che ha fatto. Madonna, per gare di resistenza mi fa un attimo battere il cuore. Le Mans del 99. Ok. Però era solo da iscrizione. L'Audi. E ok, l'Audi ci sta. La volevo un pochettino aggiornata rispetto a quelle del 2007 che abbiamo, o 2006? No, 2007 dovrebbe essere la versione aggiornata che abbiamo da un po' di tempo. L'Urus, che vabbè, abbiamo già capito da tempo. Ho già l'immaginina portata fuori da Dead Mister impazzito. E la GTA, madonna. Questi si guardano, ragazzi. Madonna santa, guarda di questi che flexano pure lo sporco, perché diciamo possiamo fare anche quello. Fatta ad hoc, veramente. Adesso Ultron, quella a posto originale. Donna, vedo l'ora domani. Non vedo l'ora. Ok, questa diventerà la mia schermata del telefono per decisamente qualche giorno. Caffè extra Jaguar, come avevo detto, un cazzo di senso e non mi spoglio regale. Cazzo di senso, come avevamo detto, anzi, come avevo detto fra amici, qui i caffè li mettono alla buona, come hanno voglia, e ci ho azzeccato mentalmente, ma va bene. Dovrei averle già tutte, quindi, anzi, le ho già tutte. Vediamo. Blue Moon Main con una Clapham 600, Lega Switzerland, che non so dire, High Speed Ring e Campionato 900. Quindi probabilmente sarà una gruppo 2. Adesivi High Speed Elite. Ok. Va bene. Va bene. Vabbè, ormai GT si è affezionato. Ha capito che non può vincere contro chiunque voglia gli anime come adesivi. Ma va bene. Da GT Sport ho accettato questa cosa. Non c'è tanto da dire. Fukushima come Shapes. Ok. Sembra un aggiornamento normale. E a me sembra strano, però. Comunque, non abbiamo informazioni sulle altre cose. Quindi le patch note domani mattina. E basta. Vabbè, torno un attimo da voi, vediamo i vostri pareri, ma immagino siete tutti vicini. Brividi sono di default, assolutamente. Lo so che è uscito, e cosa sto facendo, secondo te? Però, wow. Veramente. Veramente, siamo 11 minuti, però ho già finito, perché pensavo di stare qui per un po' di più. Pensavo di stare qui veramente un po' di più. Allora, fatemi fare una cosa. Vado a prendere una persona che doveva stare in questa
diretta con me, ma che per un motivo o dell'altro ci siamo persi, perché ovviamente ho dato priorità al trailer, ma adesso lo vado a riprendere. E mangio una cosa perché, ragazzi, non ho mangiato. Cioè, letteralmente non ho mangiato, quindi lasciatemi andare a prendere la persona. Adesso devo attaccare Discord, però, sulla live. Ascolteremo il suo parere nel mentre mangio. Lo so, una live record, però non voglio finirla già così, ragazzi. Che cavolo. Cioè, già finita così mi deprimo. Lavorando nel 3D posso dire solo che ammirare Gran Turismo. Sì, ammirare il gran lavoro, sono abituato a dire Gran Turismo ormai, nel dettaglio della modellazione delle auto è incredibile. Interessante che lavori là dentro, ci puoi dire qualcosina. Decisamente. Comunque, ti sei connesso, che non lo sento. No, molto bene. Tanto sì. Lui entra, io sistemo microfono e altoparlanti di default di Discord che fanno sempre i capricci. Il trailer l'ho già visto all'inizio, se volete lo rivedo, però lo scarico perché almeno non mi fa laggini sul PC, che è brutto. Però prima, aspetta Riccardo perché non ti sento, non ho avuto il tempo di preparare niente. Vabbè. È bello che io ho mandato, adesso non lo sentite ancora. Cattura audio, applicazione, scusa un attimo, mi perdo. Ok, non c'è neanche la musica, ma va bene, va tutto bene. Ok, prova a parlare, vediamo se ti sentono. Prova, prova. Buonasera, Perfetto. buonasera. Salutate il vostro Riccardo, che è arrivato a far compagnia qui. Dovevi farmi compagnia per 15 minuti nel mentre aspettavamo il trailer, ma adesso mi farei compagnia nel mentre mangerò. Dai, 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 bene, è uscito. Sono contento di questa Toyota GT1 che è arrivata. Vabbè, Sono un molto po' come contento. tutti. Allora, io intanto direi che mi metto a scaricare il trailer così lo riguardo, ma senza problemi. Quindi, sapete una cosa? Vi devo lasciare senza questa immagine qui, quindi mi sposto in full screen. Mi sto facendo cose. No, ho sbagliato cosa? Stavo per far ripartire l'intro, quindi direi che ho decisamente sbagliato qualcosa. Comunque, dimmi il tuo parere oltre alla CT1, che hai già detto qualcosa. Intanto che io faccio qualche cosa tecnica. Non ho neanche visto il numero. Numero 3, numero 3. Che è lo stesso che è nei GT dal terzo in poi, se non sbaglio. È del 2007. Vabbè, non. Oddio, stai parlando al niente, mi sono reso conto adesso. Eh sì, perché non ho messo. Avete sentito il vuoto? Avete visto? Cioè, praticamente ci sono state 27 persone che per un momento non stavano ascoltando te, ma stavano guardando me fare cose e ogni tanto Ah, ok. mangiare. Ragazzi, scrivete. Aspetta, non potevo vederlo. Eh sì, scusate. Vabbè, tocca ridire un paio di cose. Ma no, Su. sì, insomma, adesso intanto sentiamo se vediamo se mi sentono. Sì, no, no, ti sento adesso. Ti sento, Ok. sì. No, È stavo perché parlando, dovevo. mi hai chiesto pareri in merito a questo aggiornamento. Non L'Urus, ti ho fatto non sentire in so, diretta. è sempre meglio di una VGT per come la vedo io, quindi sicuramente una vettura sempre ben gradita. Ovviamente la Toyota GT1 tanta roba, è una vettura che è iconica sia nel gioco di Gran Turismo che proprio nel mondo del motorsport. Ha una storia molto travagliata quest'auto, però diciamo che sarebbe dovuta essere destinata, diciamo, come vettura vincente, ha avuto molta sfortuna
però comunque una vettura con una storia importante alle spalle. E poi c'è anche l'Audi R8, che è comunque una vettura iconica perché ormai da tantissimi anni nel panorama del GT World Challenge, e quindi anche quella è una vettura che ha sempre vinto e fino anche all'anno scorso è sempre stata tra le prime posizioni. E quindi una vettura immortale, sicuramente anche quella è sempre un'auto ben gradita, anche se c'è già nel gioco, però comunque è sempre una vettura rispettabilissima. E abbasso il volume perché vi stavo uccidendo. Ho il trailer di sottofondo, così possiamo rivederlo con calma. Così si vedono anche Esattamente, le macchine Sonic. senza la solita macchina che gira. Sarebbe anche un pochettino più carino. Comunque sì. No, l'R8 sono anch'io molto felice, perché adesso mi sono messo a fare questa cosa. Però effettivamente è una macchina che volevo tanto, anche perché effettivamente la R8 c'era solo quella del 2007, onestamente cominciava a essere un peso perché non dico che sia datata, però insomma lo era a tutti gli effetti. Vabbè, comunque. Sempre vettura importante. Mi sarei aspettato un tracciato, una Invece pista. no, perché il leaker di Dmester aveva sparato già da subito le macchine, a quanto pare, in un luogo che ancora non ho capito. E aveva subito detto niente macchine, quindi sì, niente auto. Niente tracciati, non so dire tracciati. E quindi non è una sorpresa, però l'abbiamo sempre detto, cioè l'ho sempre detto da quando è uscito l'Ecluse, 9 mesi e 9 mesi non sono passati. Quindi ci sta che non sia uscito. Infatti lo posso dire tranquillamente, io in estate mi aspetto il tracciato. Io mi aspettavo qualcosina di più in verità. Vediamo nelle notte domani, perché adesso non abbiamo tante informazioni, cioè abbiamo qualche bella immagine, ma niente di più. Mi aspettavo qualcosina di più, una feature, qualcosina. Invece niente. Qualche Mi sembra. modalità, qualche cosa di nuovo sarebbe stato molto carino. Non lo Sarebbe so, stato molto vediamo, carino perché come per ora cosa. non hanno mai fatto dei video dedicati anche, per esempio, alle macchine. Comunque. Cioè, sì, ha le feature di tipo aggiunte di gare o altre cose. Quindi potrebbe anche essere che arriva domani, non scritto. Comunque, ho letto la chat e mi sono quasi bloccato per un momento. Sì, secondo me anche me l'hanno messa a gruppo 2, ma mettendo la gara sulle 900 pp, mi sa di sì. Che poi Ma comunque effettivamente la avrebbe più discussione. senso in realtà la Toyota GT1 nel gruppo 2 e non nel gruppo 1, perché in realtà è una vettura che era nata e progettata per correre non nei prototipi. Invece poi per Davvero? colpa Io dei non lo so la storia. regolamenti l'hanno poi fatta come prototipo. Quindi alla fine secondo me sì, GT1 c'è scritto nel nome, però Fa strano, però. la categoria GT1 è, diciamo, è GR1, diciamo che GR1 sta per, diciamo, classificazione di, nel gioco di Gran Turismo, di, come dire, grado di competitività. In teoria, le Gruppo 1 originariamente, prese proprio dalle beta di GT Sport, sono dell'LMP. Perché la Bentley, sì, la Bentley, sulla la Bugatti, oggi non ci sono quei nomi. La Bugatti non è gruppo 1, non è chiamata gruppo 1 nel codice di gioco, ma è chiamata LMP. Quindi la Bugatti VGT da gruppo 1 è un LMP. Quindi tutte le VGT sono categorizzate per Gran Turismo come LMP, anche se non lo sono proprio del tutto. Poi non so di che anno si focalizzano, però in teoria la categoria dovrebbe essere dentro quella cosa lì. Poi ci hanno ficcato dentro gruppo C e altre cose e lì hanno fatto un po' una cozzaglia di macchine, però Infatti insomma. Intanto è lì la differenza, cioè non è che io devo sono abbandonarti un contento attimo, devo aprire che. la porta di casa. Ho Sì, intanto tante parlo cose da io. fare, Sono casino. contento che la GT1 sia stata messa nella categoria gruppo 2 perché c'è anche la CLK, e quindi è anche una questione di coerenza di farle correre assieme. E sono contento, nel senso che sono stati coerenti anche con. Perché averle messe in due categorie diverse sarebbe stato un peccato enorme. E spero che aggiungeranno anche magari la BMW, quella bianca, la V12 e la CLK, il modello vecchio, tutte vetture che hanno fatto competizione assieme, anche se erano in due categorie diverse,
però comunque messa nella GR2 per questioni di coerenza, comunque è una cosa secondo me giusta. Nel senso, ok, ho messo la CLK, metto anche la Toyota Scusate un attimo. GT1 Ok. e spero che anche la Nissan R390 la possano mettere comunque nella categoria gruppo 2, sempre per questioni di coerenza. Comunque sono Sì, tornato, stavo parlando della questione di coerenza della categoria gruppo 2, perché c'è già la CLK e quindi sarebbe anche più carino farle competere assieme. E quindi sarebbe stato un peccato separare queste due vetture per colpa di una categoria diversa. Quindi per questioni di coerenza sono contento e spero che anche la Nissan R390, qualora un giorno potessero metterla su Gran Turismo 7, spero la possano mettere nella stessa categoria d'auto, nel gruppo 2, in maniera tale da tenerle Beh, ci ho pensato. Allora, per l'arrivo di quella macchina lì vedo poche speranze, perché hanno fatto il trio e Gran Turismo fa i tri e poi a posto. Tanto faccio un passaggio sull'altra schermata, che ormai il trailer avete visto una quantità di volte indegna. Comunque, ultimamente stanno facendo tanti tri, vedrei strano un quartetto, però mai dire mai, soprattutto quando GT fa cose strane. Però la vedrei sì anche un gruppo 2. Perché non avrebbe senso metterla in gruppo 3, sarebbe un po' strano. Letteralmente perché è un Sì. Sì, prototipo, è ormai giusto che c'è da tutte le altre parti. Ah, scusa, giustamente. Passaggi di casa. No, rispondo alla chat di nessun circuito, stiamo parlando ormai di altro, ormai il trailer è passato varie volte, spero che l'abbiate visto tutti, ma tanto basta anche riprendervelo subito. 30 secondi e niente. Rietà la R390 e la GT1. Sì, è la 911. GT1 non le vedo impossibili. Giustamente, non sono impossibili, le vedo un pochettino lontane per ora. Non so se sul GT7, ma comunque prima o poi arriveranno. Ecco, detta così, è un pochettino meglio. Secondo me, anche a me più avanti. Ma per ora su GT7 vedremo forse un'altra, ma non di questa categoria. beh, comunque se è arrivata la GT1, tranquillamente può arrivare anche, possono arrivare anche altre vetture come la Però Nissan bisogna o la anche dire un'altra Porsche. cosa, perché ne stavo parlando, anzi ne ha parlato Nico dei Gran Turismo Italia, ve lo ricordo, ma ha anche ripetuto Renkai, perché è riapparso dopo tutto questo casino dei leak fatti da Dearmi Ester, è riapparso un attimo, anche perché immagino per curiosità sua. E in teoria ha detto che questa macchina doveva essere presente fin dagli inizi. Tanto c'è un po' di laghino della telecamera, abbastanza brutto, vediamo se si risolve. Comunque, quindi questo significa che letteralmente tante macchine potrebbero effettivamente, non dico essere già pronte, ma in una lista che non possiamo vedere, perché mi ricordo la discussione si centrava che le macchine, alcune, riescono a capire quando, non dico sono pronte, però quando vengono iniziate a costruire, perché effettivamente nel gioco vengono inseriti i pezzi. Così è stato spiegato a me, poi non so se è vero. Ora, scusatemi un momento, tanto passo di nuovo. Full Secondo screen me molti perché modelli sono già pronti, però io sono, allora, vedendo anche un po' quello che sta facendo Forza Motorsport, no? Che molti modelli non sono curati perché hanno fretta, hanno fretta, hanno fretta, ma meglio fare le cose fatte bene e con calma, senza ombra di dubbio. Sicuramente molti modelli li hanno già pronti, potrebbero essere già inseriti, ma non lo e ci fanno sta alla perché fine. comunque la qualità delle auto si vede sotto gli occhi di tutti. Comunque è incredibile che L'accuratezza riesco a anche perdermi delle. sempre il controller, è la terza volta. E niente. Terremo la GT40, sì, la GT dietro. Sta parlando con me Riccardo Frezza, e sfortunatamente non sono riuscito a preparargli una schermatina per la telecamera sua. Non ho avuto tempo nemmeno di averlo quando ho visto il trailer. E niente. Comunque mi spiace un po' dirlo, però le cose da dire sono, non dico finite, però effettivamente il trailer è passato ed è andato. O ci inventiamo qualcosina per effettivamente, non dico speculare su domani, ma anche speculare ormai su domani è cosa da gran poco. Ragazzi, ce Ma l'abbiamo fatta.
potrebbe capitare qualunque cosa, magari anche una modifica del bilanciamento delle prestazioni o cose simili. Ma Non quelle si lì può sono cose sapere. piccoline, adesso non lo so, bisognerebbe chiedere a qualcuno che effettivamente ne sappia di GT modalità sport, se serve qualche modifica, se c'è bisogno, però non vedo necessità adesso. Sicuramente arriverà un Comunque. menu caffè dedicato alla Toyota GT1 a In mani futuro, basse. perché per ora non c'è. Per ora hanno messo il Jaguar completamente a caso, come ho detto alla mia reaction. Su GT6 ricordo una gamma infinita di modelli. Oddio, modelli molto fighi secondo me. Ma sembra quasi che non ci sia più quasi voglia di condire in gioco in maniera sostanziosa. Allora, i modelli. I tanti modelli. Intanto volevo leggere la cosa prima che mi ha inviato questo utente. Come tanti modelli di GT6 erano anche standard, che hanno voluto ovviamente tagliare per motivi ovvi, perché senza interni, senza niente, in PS4 sarebbero stati tirati. Non so come. Giusto che tu giochi a Forza Motorsport, io non ho potuto mai provare. I modelli meno graficamente belli, come sono visti generalmente? Male, Così rispondo. Esatto, vedo male. che con una frase sola hai spiegato il tutto. Le standard secondo me verrebbero viste su GT moderni allo stesso modo. Anche se io le apprezzerei perché sono Definitivamente. macchine. Comunque la domanda che volevo farmi, ti chiedo una cosa. Sai darmi una risposta? Sì, ok. Come mai gli aggiornamenti GT7 implementano le auto a modo mio in maniera casuale senza nessun nesso logico? Scelte di design di gioco. Non c'è una risposta, è sempre stato strano capire come GT mette le macchine negli aggiornamenti. Secondo me, quando un po' sono pronte, un po' perché hanno il loro senso, un loro grande piano come il master plan della Ferrari che nessuno capisce, però c'è. E che poi adesso non si può neanche più scherzare sulla Ferrari, ha vinto Coppietta l'ultima gara, abbiamo avuto anche fortuna, Di quindi. fortuna, ma ce l'hanno fatta. Anche bravura, anche bravura. Sì, beh, ho visto che è andata anche bene, però così cambiando argomento, che è una cosa buona della Ferrari dopo un po' di tempo. Mi ha fatto venire Comunque, quasi voglia di vedere la per prossima quanto gara. riguarda gli aggiornamenti, io credo che forse l'unico senso logico è che a ogni update cercano di mettere tre modelli molto diversi l'uno dall'altro per cercare di accontentare il più gente possibile, tra virgolette, Anche. accontentare, Vabbè, il ma SUV è dipende anche accontentato dallo Kazunori. sviluppo. Diciamoci la verità. Sì, La GT1, assolutamente. chiunque ti chiedeva una macchina vecchia, quindi un po' tutti. E l'R8 non lo so. L'R8 probabilmente, essendo una macchina della lista vecchia, probabilmente era una delle macchine pronte. E avrebbe senso. Comunque, qualche giorno fa, leggo un altro commento, tanto adesso facciamo principalmente chiacchierucciò. Mi sono imbattuto in un canale YouTube dove un ragazzo, e già l'ho letto il commento quindi so già di cosa intendi, faceva vedere alcuni circuiti con la pioggia presente, circuiti che attualmente nel gioco sono senza pioggia. Allora, la pioggia si può impostare, intanto sta parlando di Vanilla, perché ha visto ieri un video dove lo fa su. Oddio, come si chiama quel tracciato americano dove ci fanno anche la Petit Le Mans? Non mi viene il nome, vediamo se spiegandotela così. La Petit Le Mans, ma è Daytona? No, non lo Non so. Daytona, oddio, non mi viene il nome, però insomma su sto tracciato qui, americano, ha messo la pioggia, anche se non c'è. Quell'effetto lì che poi viene un po' come alla Gran Turismo 5, Road Atlanta. Road Atlanta, grazie. Me l'hanno detto scritto in 25 perché me lo sono Sì. dimenticato, però. Questo circuito, questa cosa qui che fa, effettivamente, non è complicata perché alla fine sono impostazioni che manomette nel gioco. Ha una PS4 modificata con un Gran Turismo 7 modificato e praticamente la forza portandola ad altri tracciati. In sé lo puoi fare, non è che non lo vogliono mettere, è semplicemente perché l'acqua c'è, l'effetto fisico c'è, però l'aspetto del circuito è come se fosse in asciutto con le gocce d'acqua che cadono. Si può fare. L'effetto del bagnato esiste, però non lo puoi graficamente dire che è vero. Cioè, le pozzanghere ci sono, ma non le vedi. Adesso Le nuvole ci sono, ma non le vedi. ti racconto sta cosa. C'era un bug su Gran Turismo Sport dove riuscivi a mettere la pioggia La pioggia, ovunque. grazie a Tokyo, mi sembra, nelle lobby. Me lo ricordo, me lo ricordo E questa quello stesso cosa. effetto che sentivi la pioggia, tipo la potevi anche vedere mentre cadeva, ma il tracciato graficamente era asciutto. Sì, è strano.
però l'effetto è quello lì, cioè l'effetto che si poteva fare, che si può fare, è effettivamente quello. Dove potrebbe arrivare qualche cambiamento della fisica? Non lo so, perché la fisica è stata cambiata l'ultima volta ad aprile dell'anno scorso, mi sembra, e non l'hanno più toccata troppo, aspettando le lobby aggiornate. Eh già, le lobby aggiornate veramente non stanno aggiungendo roba da veramente tanto tempo. Tanto tempo. Ok, Luca effettivamente mi tira fuori una cosa giusta. Ok, l'aggiornamento di Le Mans Ultimate, anzi, Le Mans Ultimate, questo aggiornamento è dedicato a quel gioco lì, perché c'è la GT1. Come al solito, alcune auto non le mettono a caso. Quindi c'è speranza, prossimo mese davvero per la 037, se ritardano di un mese. Quindi, la mia cara teoria della 037 che è in arrivo può ancora essere vera, eh. Dai ragazzi, si spera, e con la speranza si può andare anche avanti. Poi sarebbero due aggiornamenti che verrebbero molto apprezzati, quindi, insomma. Ma se inserissero delle vetture iconiche apprezzate da chiunque, ne basterebbe una, senza metterne per forza tre, ma vetture mirate, sarebbero comunque aggiornamenti apprezzati. Questo senza ombra di dubbio. Perché poi adesso devo un attimo riflettere. Anzi, aspetta, questa è una cosa importante che mi serve. Forza Motorsport, che numero di livrea ha nella GT1? Per licenza mi servono queste cose. Alla 23, se non erro. Ok, tanto sto mangiando, ragazzi, sì. Però, quello okay, che quindi sono due licenze diverse. No, vai, vai. Quello che volevo dire prima è che non è che conta tanto il numero delle auto inserite. Perché se la sensazione che sia, ad esempio, su Forza Motorsport c'hai 10 vetture inserite ogni mese più un tracciato, il tracciato è sempre apprezzato, ma le 10 vetture magari neanche le provi tutte, e quindi è un numero esagerato che non ha senso. Magari 3 forse sono troppo poche, secondo me per ogni aggiornamento, poi dipende da che vetture si inseriscono, però... Secondo me il numero perfetto sarebbe 5 vetture, perché le provi con calma, tante, le fai. 5 vetture. Fai una volta ogni due mesi, però ci metti anche qualche feature in più. Però lì sta gli sviluppatori. I sviluppatori di questo gioco hanno deciso di fare uno al mese. Decisione che non approvo, perché lavorano lentamente e allora dovrebbero prendersi i loro tempi. Ah beh sì, poi ovviamente dipende dall'organico, dipende dal criterio, dalla qualità con la quale lavori... da quanto sei maniacale, da quanto... perché è ovvio che se io faccio le cose alla grossolana posso anche inserire 20 vetture ogni due settimane, ma comunque non sarebbero apprezzati come aggiornamenti. Poi anche dipende dal... però a me sembra strano, cioè un aggiornamento con tre auto decisamente buone e non inseriscono niente nel gioco. Linea. Aspetta. Eccoci. È colpa del formaggio, mi è arrivato il formaggio da mangiare. È lui che ha fatto perdere la connessione, ragazzi. È colpa del formaggio. Comunque, diciamo, parlando dell'aggiornamento, cioè, ad esempio, bastava anche solo la Toyota GT1. Ha una storia talmente incredibile questa vettura che bastava solo quella, un aggiornamento mirato e... La gente era contenta, secondo me, anche un po' per nostalgia, ma anche riuscire a rivedere quello che è successo con quella vettura. Cioè, sarebbe stato una gran bella cosa per valorizzare anche, diciamo, le cose inserite. Cioè, io la metto lì e poi dopo non si sa nulla, cioè si sa... Sì, è vaga, c'è qualcuno è molto che vaga, spiega, ma non è che va nel dettaglio, cioè ci sono degli intrecci con i progettisti, c'è tutta una storia dietro intricata che veramente Gran Turismo le potrebbe sfruttare queste storie per fare proprio delle sezioni dedicate incredibili. Cioè, se io ti dicessi che la Toyota GT1 l'ha progettata lo stesso progettista che ha fatto la Peugeot 905, che a sua volta era nel su Gran Turismo. Quindi 905 erano in qualche modo sono sorelle. Era. Cioè sarebbe bellissimo poter far sapere queste cose. Beh, allora nel caffè ogni tanto mettono qualcuno che parla delle macchine. La GT1, se non mettono qualcuno, bisogna spararli, giustamente. Ma penso che lo diranno, che
qualcosa devono dire. Ma il modo, cioè la scritta sotto, cioè non è proprio il modo sbagliato, secondo me È sarebbe stato molto più anonimo, beh, carino. quello sì, ma Perché anche il poi la modo in gente cui l'hanno skippa. inserito, che generalmente la gente lo skippa perché non ha interesse. Bisognerebbe, quello, come dico io, la modalità caffè non è male, però è sprecata, come un po' tutto il gioco. Sì, comunque vedo che Vale ha scritto che è gruppo 2, no, è decisamente gruppo 2, però non è che ho avuto dubbi. Si può, poteva pensare che fosse gruppo 1 per varie ragioni, però insomma, a me, vabbè, non ho problemi, anzi, per me, non, per me una gruppo 2 in più non fa per niente male. Anche una Sì, ci macchina con vuole. parco auto sempre troppo breve, il gruppo 2, secondo me qualche auto in più non farebbe male, poi è storica, quindi va benissimo. Comunque sì, in modalità caffè io l'avrei fatta in un modo un pochettino più carino, quelle cose sulla macchina. Perché per esempio, se tu porti una cosiddetta macchina a questi, qualsiasi persona che te ne parla, io avrei fatto sbloccare qualcosa. Avrei dato tipo dei crediti, tipo mini quest, piccole missioni. Anche delle piccole gare, degli eventi speciali, così per rendere sensato e andare anche lì effettivamente a vedere se trovi qualcosa. E vedi che con 500 macchine e con effettivamente i lunghi caricamenti di PS4 un po' di tempo lo perdi. Ma anche solo per curiosità ci vai e insomma, si poteva fare qualcosa di più per effettivamente spiegare la storia dell'auto. Però è Oppure così. replicare delle missioni di gara per replicare quello che realmente è successo. Bastava anche quello, con tanto di ricompensa di crediti. Sarebbe, secondo me, da giocatore, una figata incredibile. Poter fare effettivamente scene reali anche. Prezzi Si per potrebbe fare auto. tante cose. Si potrebbe fare tante cose. Quanto costerà la GT1 secondo te? Questa è la domanda bella adesso. Adesso si fa il Toto Turismo, come lo chiamo io, si stima. Secondo me, siccome che questa è una grande auto, 10k te la fanno pagare, 10 milioni. Tanto Jungle Boy si saluta 3 volte perché è molto contento. 10 milioni, vedo che Vale è con me. O sì, speriamo di meno. Però secondo me la sparano tanto alta sta macchina qua. Fanno uno di quei Adesso costi esorbitanti. vado a vedere su Haggerty se c'è. Ho già guardato io tempo fa. Ne ho già sbirciato, non c'è. Perché Ah, ok, Hagerty è più niente. per autostradali. Non so, questa è proprio particolare. E che non ci sono neanche aste. C'è niente. È perché Difficile c'è capire quanto solo un costi. modello, quello dedicato alle competizioni, non hanno Beh, fatto. giustamente. Bisognerebbe tipo guardare qualche sito come Toyota. Eh sì, Vediamo un ragazzi, po'. sto. Ragazzi, io alle 2 dovevo mangiare, poi venire qua a quest'ora qui esattamente e iniziare la diretta. Era programmata adesso la diretta, ragazzi, non era programmata alle 2 in punto. Io, ragazzi, alle 2 in punto ho detto, vabbè, il 7 è pronto. Vabbè, guardiamo se è arrivato il trailer. Guardo, è arrivato il trailer. E amen. È arrivato alle 2, però ci Vabbè. avevi preso, perché mi hai detto lo anticiperanno. No, io l'ho detto la scorsa volta. La Spec 2 hanno detto: sono aggiornamenti grossi. Ok, buttiamo. E quindi io te l'ho detto: se hanno qualcosa di grosso da buttare, vedi che lo pubblicano alle 2. Ed è fatto. Infatti, l'ho detto anche in diretta. Ho detto, ragazzi, ho appena mandato il messaggio all'ospite. Alle 2 doveva arrivare. E ovviamente, vai. Oppure se cercare quando è stata venduta all'asta, se è mai stata venduta, però non le ho trovato aste. Mi sa che questa macchina o è stata venduta di sottobanco, è ancora Toyota, giustamente. Oppure boh. Vabbè ragazzi, dai, mandiamo tutti le mail a Toyota. Ci Eh chiediamo un preventivo. Ce li hai? Quanto potrebbe? 10 milioni di euro ce li hai non tu ha per caso? prezzo, non ha prezzo. Non ti danno neanche una Fanno quantificazione. come su GT4, vai lì per prenderla e poi vedi i trattini. Secondo me la faranno Finito. costare, sì, forse anche un po' più dei 10 milioni, secondo me. Perché fanno leva sulla nostalgia, è un'auto leggendaria, giapponese, quindi è anche E lo hanno storica già fatto con per... l'MP4 4.
Sì, ma è anche Sì, io ne ho già storica comprate due, per i quindi giapponesi sì. stessi, cioè è come per noi l'Alfa 155, loro gli parli della Toyota GT1, per loro è lo stesso valore. No, È neanche di ovvio più. che... E quindi va bene così. Comunque direi, mi riguardo un attimo, lagherà un pochettino la diretta, ma vabbè, le patch note e andiamo anche a fare un giro sul sito ufficiale, sia mai che uscita qualcos'altro di nuovo. Ok. Allora, tanto hanno aggiornato la pagina principale e hanno fatto una cosa buona. Interessante. Metto in full screen, quindi se vedi qualcosa in chat... Me lo puoi Sì. leggere tu, grazie. Modifica e sta riprendendo internet. Da adesso in poi dovrebbero sentire. Sì. Bene. Ragazzi, intanto parte. Allora, torniamo un attimo qui sul sito ufficiale. È uscita la notizia, ma in teoria è la stessa che abbiamo letto. Esatto, stessa che abbiamo letto, stessa e uguale identica. Ok, vai, questa ce la teniamo buona perché alla fine la notizia è lì. Questa qui è la stessa? Esattamente, sì. Nulla, queste sono le cose. Vabbè, resto qui per cambiare un po' di schermatine. Però, faccio una cosa con la chat che però non posso fare. Vabbè. E niente, io adesso prenderò appena finita la diretta il telefono, non so perché, ma metterò questa bella schermata qui. Vabbè, bellissima, veramente. Adesso se lo zoom funziona. Che poi anche qua, la parte più bella, gli interni. Madonna. Dal 2018 che si aspetta questa cosa. Non so, su Gran Turismo c'erano già gli interni? No, non li avevano ancora Gran Turismo fatti. 5 sì, però Ah. su questa qui no. C'erano gli interni neri. Quindi li hanno Le fatti per la prima standard volta. erano tutte nere. Quindi li hanno costruiti da zero in Sì. occasione di Gran Turismo 7. Quindi ci sta che Decisamente sì. magari ci potrebbe essere stato un ritardo, perché comunque devi far tutto da zero. Quindi non è facile neanche fare una progettazione digitale degli interni, quindi non oso immaginare poi un modello così complicato, ci sta che ci sia stato un po' di ritardo, secondo me, perché se l'hanno dovuto fare da zero tutti gli interni, ci sta. L'attesa ripaga, esattamente, a differenza di altre vetture su altri giochi dove si scordano dei paraurti o cose E vabbè, la tua esperienza abominevoli. sfortunata spiega E molto. sono delusioni enormi, invece è meglio aspettare un po' di più, ma quando arriva arriva bene. Quindi dico per esperienza, io poi imparo da esperienze negative qua e là, quindi attesa che ripaga assolutamente sì. Comunque, l'Audi R8, veramente, sì, l'R8 V10 del 2016 l'aspettavo da un po' io, È una delle auto della lista che aspettavo di più, perché proprio sono stanco della 2007. È proprio vecchia per me. È anche fin troppo. Ecco, forse questo semi-automatico qua non è proprio il massimo, però, in teoria questa versione è più grossa. Forse mi aspetto uno swap, un motore che prenderanno da questa macchina qua. Non so perché, mi sento che potrebbero farlo. Comunque chissà se riusciremo a usarla come gruppo 4, come 600, sì, come 700 pp, oppure si potrà fare Sì, anche un 800. sicuramente. 800 non 700 lo so, sia. le stradali sono un po' complicate da trasformare Lo so, a però il 800, sogno c'è soprattutto in sempre. termini di consumi, eccetera, eccetera. Non è difficile, però non è così facile come uno si penserebbe. Eh Invece no, il setup è GT4 è molto limitato. più easy. Vabbè, GT4 farla su Gran Turismo è veramente uno scherzo. Devi neanche impegnarti troppo. Comunque, riguardo un attimo le sfide perché le ho viste velocemente. Oddio, non me ne sono accorto. L'hanno fatto. Hanno aggiunto una sfida con delle gruppo 2 alle Mans. Oh, incredibile. Adesso manca solo gruppo 1. Un po' di gruppo C alle Mans possono metterla, se hanno voglia. Mamma mia, cioè 2 anni per mettere una sfida nuova. Alle Mans, non me ne ero reso conto io, finalmente.
Bello, finalmente. Ma la Grande, Jaguar lì mobile. sopra cosa è? È Menù il menu. caffè? È il menu che ti dicevo, senza senso, buttato È completamente a caso. interessante come trovano sempre il nesso con Toyota, perché anche la Jaguar è legata alla Toyota GT1 in qualche modo. Ah, beh, ha avuto la Perché sua versione LM. la TS010, che è la precedente della Toyota GT1, è stata creata e progettata dallo stesso progettista che ha fatto questa Jaguar. Quindi è interessante come in qualche modo vanno a fare queste sorte di, chiamiamole easter egg, non so, chiamateli come volete, Allora, però io è carino come cosa. non so se c'è il... Perché sulla caffè ci sono tanti costruttori che parlano, anche reali. Dovreste qualcuno che sa, cioè, se esiste il costruttore di questa macchina qua. Tanto vedo che hai chiarito le idee di Sonic, hai fatto capire a un mio utente perché assomigliano tanto a quest'auto. Secondo me, se c'è già quest'auto e quest'auto ha già effettivamente una persona che parla, io direi, se trovo il mio controller, potrei anche farlo io, ma non so dove l'ho messo. Era La nascosto, no, macchina lì la questo... progettò un certo Tony Southgate, che vinse la Triple Crown, si chiama, cioè Monaco con la Brabham, che l'aveva progettata lui, Le Mans con la Jaguar, se non erro, e la Indianapolis con la Eagle. Quindi Toyota ha preso questo Tony Southgate, ha fatto la Toyota Ragazzi, vado a vedere TS010, dove ho fisso il controller. e Ah, poi ecco, era dopo dietro il... però contro la Peugeot 905 Le Mans non vinse. Allora Toyota cosa ha fatto? Ha preso il progettista francese che ha fatto la Peugeot 905 e hanno creato poi la Toyota GT1, che adesso è nel gioco. C'è tutto un giro incredibile, però ci sono talmente tanti intrecci dietro tutte queste vetture gruppo C, vetture da Le Mans, che ci vorrebbe proprio una sezione dedicata a Le Mans per tutte queste vetture che sono presenti nel gioco. Cioè, se voi andate anche su Wikipedia, cercate queste vetture, esce fuori proprio, erano presenti sui vecchi Gran Turismo, cioè proprio perché sono vetture che nel gioco sono reputate importanti, servirebbe proprio una sezione dedicata a queste vetture, secondo me, perché sono molto più importanti di quello che si pensa. Beh, Ma è piena da decisamente cerchio. il ritorno del museo, o almeno esiste il museo su GT, però se su GT Sport era, non dico un pochettino più a portata di mano, qua su GT7 non ci vado quasi mai, però sarebbe molto bello avere una sezione veramente dedicata al museo, dove effettivamente puoi effettivamente avere qualcosa di extra sulle macchine. Non sarebbe Ecco, male. io sapete una cosa? Al posto del modalità caffè, avrei fatto tutta una sezione sulla collezione. La sezione museo, dove tu puoi andare, hai dei premi per tot auto che collezioni e poi le puoi vedere al museo. Che tanto graficamente con la PS puoi fare quello che vuoi. Sarebbe stato molto più carino. Ci ho pensato adesso, perché tanto la modalità caffè è molto neutra, il caffè non c'entra molto. Però se ci metti un museo automobilistico, cazzo se c'entra. Se ci pensi. Sì, assolutamente. O anche fare tipo una sorta di museo, che ne so, personalizzato col parco auto che hai, dove metti le Beh, tue anche quello vetture. sarebbe carino. Invece che tenerle lì come immagine, le tieni dentro al tuo museo, sarebbe una figata anche quella cosa lì. Sono piccole idee che Gran Turismo potrebbe sviluppare, perché la grafica c'è, la qualità dei modelli di auto ci sono. Se tu inserisci anche queste modalità, valorizzi all'ennesima potenza i modelli che hai, e anche il tuo gioco. Tanto vedo un messaggio in chat, un concessionario Legend GT, magari con la possibilità di switchare con i modelli premium attuali a quelli originali di Gran Turismo 2 o 4. Vabbè, quelli fai il coccolone storico, però non è male, non è male. Che tanto i poligoni vecchi, ficcarli dentro il gioco adesso non so farli muovere fisicamente, però non sarebbe male. No, neanche per il meme, sarebbe carino per mostrare il passato.
Comunque no, non dicono niente sull'autore di questa macchina, quindi o l'aggiungono con questo aggiornamento, sarebbe carino, oppure niente. Sarebbe bello perché ci sono tanti intrecci dietro che basterebbe semplicemente inserirli come testi nel gioco e la gente si fa anche una storia, poi se le va a cercare, si va a cercare su internet perché il gioco gli dice che succedono queste cose, sono successe queste cose nelle gare. Fammi vedere un attimo perché io ho una piccola teoria. Essendo che alcune macchine sono state già pensate per essere nel gioco tempo prima, quelle più importanti, il menu delle leggendarie potrebbe spoilerare, se analizzato col tempo della settimana dell'aggiornamento, le macchine che potrebbero essere effettivamente in arrivo. Ora è andata via da qualche giorno la CLK ed è presente la F1 GTR. Effettivamente questo potrebbe essere un grande segno perché effettivamente prossima volta uscirà la GT1 che poi sparirà e entrerà nel ciclo in questo modo qui. Cioè praticamente gli aggiornamenti forse un senso per le macchine, almeno per i leggendarie, è questo. Gli aggiornamenti dove arrivano delle determinate auto e sono per il determinato luogo dove effettivamente devono stare. Qui ha senso perché effettivamente la metti nel ciclo delle tre macchine della stessa categoria, diciamo, di gruppo. Per GT, che poi sono anche altre macchine storiche vecchie, c'è cioè la Escudo. Ecco, la prossima volta che per esempio siamo in quest'area qui nell'aggiornamento, io direi occhio che potrebbe arrivare qualcos'altro. Ecco, se qui bisogna fare proprio un'analisi di macchina per macchina, valutare quello che arriva, bisogna veramente essere pazzi. Ha senso farlo settimana prossima o farlo in modo bilanciato? Effettivamente. Se escono tante macchine rally o macchine che hanno senso far uscire con rally, bisogna vedere che auto c'erano. Beh, qui bisogna diventare Esatto. pazzi. Cosa c'era quando è uscita la Celica, che ce l'ho qui davanti? Le Sarebbe carino perché teorie. uno, cioè, non è che mettono le cose a caso in maniera, No, cioè, non lo fanno mai, non quindi è lo per fanno mai, questo che. fanno tutto in maniera molto precisa. Se uno sa un po' di storia, apprezza e capisce il gioco in tutte queste pseudo randomizzazioni, però se uno sa un minimo capisci? Ah, guarda, hanno messo questa perché sta per uscire questa. Ah no, hanno messo la gara giornaliera a Le Mans perché c'è la 24 ore di Le Mans. Hanno messo, che ne so, e loro lo fanno. È interessante come cosa. Sicuramente bisognerà vedere se, supponendo magari che... Se mese Sì. prossimo esce la 037 e ci azzecchiamo, e effettivamente questa cosa qui del menu leggendario continua, sì, del menu dei garage leggendari continua, effettivamente si può tenere conto per il prossimo aggiornamento seriamente di questa cosa, però è difficile. Però bisognerà Non è aspettare. facile, non è facile. Perché è Si lungo, perché è hanno lungo. degli indizi, si hanno degli indizi e ci sta. E vabbè, comunque abbiamo praticamente finito, abbiamo detto anche abbastanza, anche fin troppo. Io rimetto un attimo, finisco di guardarmi il sito e poi direi che possiamo anche concludere, che tanto abbiamo detto anche abbastanza. Comunque hai notato che sono stati aggiunti gli adesivi anime per qualche strana collaborazione. Ma dai, È diventata realtà, non ci credo. È da GT Bellissimo. Sport, che chiunque mette le figure anime sugli sticker. Adesso sono diventate legittime, incredibile. Fa ridere, ma è la realtà. E vabbè, poi gli shapes. Però non c'è altro da cui prendere spunto. Perché decisamente Blue Moon Bay è effettivamente per Coppa Auto Europee 600 della Lamborghini. La Lega auto tedesca Audi e poi vabbè, palese. Finalmente, speriamo che paghi abbastanza sta sfida. Speriamo, 200k perché di. No, lo meriterebbe. così faccio. Non dico. Vabbè, sarebbe brutto perché si farmerebbe per i casi che vogliono farmare come dei pazzi, sempre nello stesso posto. Però, insomma, dai. Le mani, insomma, poteva andare peggio. Ma tanto ormai ci sono già due o tre gare che pagano sempre più o meno allo stesso modo, perché non metterne La una gente vuole di più. quarta? Gente continua a volere di più, ma tanto la verità è questa, le gare farming sono state messe per forzatura, quindi non le riavremo così, non le vogliono, no, non erano nei piani, figurati se ne metteranno altre. Comunque, vabbè, io rivoglio un attimo finire con questo dettaglio, lo zoom sullo sporco.
pazzi quelli di GT, pure lo sporco. Aspetta, aspetta un attimo, perché ho notato una cosa. Ha il simbolo giusto la GT1? Eh sì, sai una cosa che ho notato, perché sto guardando adesso la GT1. Nei vecchi capitoli, il taglio, questa è la livrea Marlboro, o Marlboro, adesso non so la pronuncia esatta, però sui vecchi GT era tondo. Su GT3 in poi questa parte qui è tonda, forse per censurare la marca. Negli anni là, non so se negli anni successivi è stato vietato la sponsorizzazione. Esatto. Anche in Formula 1, a un certo punto, West, Marlboro, tutte quelle cose lì sono state vietate. Probabilmente l'hanno fatto per quel motivo anche nei giochi. E qui invece è appunta, questa è originale, ragazzi. Sono curioso. Eccolo, da qui si vede bene. Cioè, se prendete GT vecchi, questa punta qua non esiste. È tondo. È proprio tondo. Non ci ho mai fatto caso, a dirti la verità. Io ci ho fatto caso. Ma ci vuole un attimo, eh. Ci vuole proprio un attimo. Adesso, vabbè, si vedranno un po' i bordi, ma chi se ne frega. GT1, guarda, ce l'ho già qui. No, test car no. Facciamo GT4. Tanto. È anche bello pensare che questa vettura dai, aprimi st'immagine. Sì, è vero, vedi che è tonda. Non è dritta, qui è tonda e anche qui è tonda. Servirà un'immagine dall'alto, però non ce l'ho, però si vedeva qui che è a punta, si vede proprio che queste GT3. Adesso sto guardando immagini piccoline, andiamo su qualcosa di più grande. Facciamo Apri. No, ma tanto, beh, io sono dal televisore e vedo, non so chi è, magari da cellulare non so se si riesce a vedere. No, voglio proprio far vedere. Cioè, qui è tonda, qui è spaccata. Spaccata. Exxon al posto di esso. Sì, perché è una censura messa da GT4 in poi. Usata nel mercato americano, quando ancora le localizzazioni erano fra America, Europa e Giappone, e poi tenuta per il resto dell'esistenza su GT. Adesso io faccio una domanda agli spettatori, vediamo cosa ci scrivono. Vai. Secondo voi, questa vettura qua, quando arriverà su Gran Turismo 7, essendo un vuoto twin turbo, sarà guidabile o sarà difficile da guidare? E io l'ho provata su GT6 per curiosità di questa domanda, e io sai che ti dico, mi sa che questa qua sarà un pochettino difficilina, eh? Non sarà super facile. Basandomi un po' su assetto corsa, è tremendamente difficile da guidare, però comunque mi aspetto anche nelle su prime GT7 marce. Non una certa facilità nella guida. Però sentiamo più, anche più nel basso veloce, secondo me, perché su GT6, che alla fine è l'ultima cosa da prendere spunto, più o meno. Però la CLK è molto stabile. La F1 sì, è un pochettino slipperina, però secondo me, tenendo conto che effettivamente sono sempre lì, allora, spesso, io la vedrò, Gianluca, voglio guidarla prima, ovviamente, prima di dire le considerazioni. Gianluca però ci chiede, ma non è un V10? Non è un V10? Allora, il V10 è stato installato alla fine della sua carriera sulla GT1 per sviluppare il motore della Formula 1, della Toyota, non mi ricordo il modello. Vabbè, 99, siamo negli anni primi 2000, quindi il Toyota in Formula 1 c'era già. C'era ancora, meglio. Però prima è stata V8 Twin Turbo. Scusami se ti ho interrotto. No, ma che sul problema. Sto riguardando il trailer io, per vedere qualche dettaglio nuovo. Mi sono perso. C'è l'Urus che gioca a Dragon Trail, la R8, il Nürburgring, vabbè, la GT1 Le Mans. Niente di che. No, non... Io direi che possiamo terminare qua, che tanto abbiamo detto tutto. L'oretta siamo riusciti anche a farla, miracolosamente, che dopo i 10 minuti sapevo già che poteva finire. Diretta finita, la diretta praticamente sì. Però va bene, dai. Vabbè, dai, ragazzi.
è durata anche abbastanza, eh. Insomma, poteva essere molto più breve questa diretta, finire veramente dopo 15 minuti sarebbe stato anche fattibile. Vabbè, dai, insomma. Ragazzi, Allora, io io beh, la butto lì. saluto. Voglio concludere questa live Vai. dicendo, dato che avevo fatto un trailer 2 o 3 settimane fa, Il tuo trailer azzeccando in che si è maniera ficcato veramente tanto. completamente che neanche un super Enalotto, avevo messo la Toyota Minolta e la Toyota GT1. Se il prossimo aggiornamento esce la Toyota Minolta, io ritorno a fare i contenuti su Gran Turismo 7. Vediamo, Mi io sa che non gioco si al avverrà sta rilancio. cosa. Gioca al Mi sa che rilancio. no. Mai dire mai, però mi sa di no. Perché dopo un aggiornamento di questo tipo, il prossimo mi sa che sarà un pochettino più basso. Tanto ho premuto qualcosa sul controller, ma nessun problema. Non so neanche che macchina sono, perfetto. Vabbè, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qua. Siete ancora in 30, assolutamente bei numeri, ma ci sta, va benissimo. Toyota 7, un'altra leggenda. E niente, noi ci vediamo venerdì con un altro episodio di Gran Turismo 2. E poi niente, vediamo cosa succederà sul prossimo aggiornamento. Se volete rimanere aggiornati per patch note o qualsiasi altra cosa, entrate pure nel server Discord, vedete il link, un paio di messaggi sopra. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Grazie Riccardo ancora di essere stato qui con me. Di nulla. Riringrazio la chat e beh, buon pranzo se dovete pranzare alle 3 ormai passate, ma bene, io ho mangiato ormai in live, quindi prendo di prendere un caffè adesso e basta. E niente. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.